Mi sono laureato con l'ingegnere Casiraghi, che era un vecchio direttore tecnico della Piaggio, che all'università ci ha insegnato aerotecnica. Quando ho avuto i primi contatti con l'ingegnere Casiraghi, mi ha chiesto come mai la mia passione per l'aeronautica. Io ho riferito che, essendo di finale, a 10 anni, avevo una barchetta e ero solito andare davanti all'hangar della Piaggio, dove c'era la gru che metteva in mare gli idrovolanti, e quindi molte volte seguivo gli aerei in partenza, in decollo dal mare di finale, dai 10 anni in avanti. Attorno agli anni 60 la Piaggio ha iniziato il progetto e l'esecuzione del PD-808, un velivolo bigetto, Piaggio Douglas 808 come numero di costruzione di progetto. Il primo prototipo era stato piazzato su una piattaforma davanti all'hangar della Piaggio e faceva le prove motori con i getti girati verso Finalmarina. E io ero solito andare a assistere a queste prove con la mia barchetta, mi mettevo di fianco all'aeroplano. In Piaggio, essendo di finale, avevo tanti parenti che ci lavoravano, dai nonni, ai cugini, uno zio. E quindi attraverso le loro storie, i loro racconti e molte volte le visite che mi facevano fare accompagnati all'interno dello stabilimento, ho seguito la costruzione dei P-136, dei P-166, del PD-808, fino ad arrivare al 1978, dopo 3 anni di esperienza a fare il meccanico di macchinari agricoli, perché pur avendo fatto diversi colloqui in Piaggio, era un periodo che la Piaggio non assumeva personale, salvo qualche eccezione. Nel 1978 è partito il progetto del P-180 e l'allora direttore generale della Piaggio mi aveva convocato dicendomi se ero disposto ad andare a far parte del gruppo progetti avanzati del P-180 con un progetto che era ancora completamente sulla carta, cioè c'era un disegno di un aeroplano che era in parte derivato dall'allora P-166 in totale evoluzione. I miei genitori mi avevano detto che avendomi fatto studiare e arrivare alla laurea per un'idea futura di lavoro in uno stabilimento, sarebbero stati ben contenti che io entrassi in Piaggio, essendo finalese, abitando a Finale e avendo il lavoro a Finale. Quindi ho avuto la fortuna di entrare in ufficio tecnico con un incarico inizialmente di contatti tra la sala disegno e l'officina. Come hanno già detto altri colleghi, allora non c'erano le comunicazioni elettroniche, quindi si scendeva a discutere con i vari capi reparto sulle diverse soluzioni possibili della parte progettuale e poi della parte esecutiva. Successivamente ho avuto occasione di partecipare a diversi gruppi di lavoro all'esterno, cioè Piaggio aveva velivoli in maggioranza in dotazione all'aeronautica militare. Quando si presentavano degli inconvenienti, si formavano delle commissioni di lavoro per andare a analizzare questi inconvenienti e quindi ho avuto la possibilità di recarmi su diverse basi, diversi aeroporti, a seguire in particolare quegli aeroplani che allora volavano, P-166 e PD-808. E questa esperienza è andata avanti per fino
fino all'anno 1990, con la possibilità di partecipare allo sviluppo del progetto P180, con contatti presso le ditte fornitrici in Inghilterra, in Francia, contatti in America, in Canada, negli Stati Uniti, e dal 1990 al 2000 sono invece stato spostato a Genova, sempre come dipendente dall'ufficio tecnico, però come supporto alla produzione. Quindi seguivo tutti quelli che erano gli aggiustamenti, la industrializzazione della parte progettuale fatta dall'ufficio tecnico, che in officina, man mano che i pezzi venivano montati, vedeva quali potevano essere le migliorie da introdurre e le modifiche necessarie. Dopo il 2000 sono stato trasferito al Product Support, quindi facevo parte di un gruppo di lavoro che aveva contatti con i clienti esterni e affrontava quindi i problemi che, o le richieste che i clienti facevano, e facevo da tramite tra queste richieste e l'ufficio tecnico. Dopo il 2005-2007 ho avuto un contratto di consulenza, prima per proseguire per 2 anni il Product Support con altri colleghi dipendenti diretti della Piaggio, e successivamente invece come istruttore per la parte impianti e sistemi del P180 per i diversi gruppi che facevano in giro per il mondo l'assistenza e la manutenzione agli aeroplani Piaggio, o piloti che prendevano il brevetto di volo per il P180, o clienti che erano interessati a conoscere anche la parte tecnica dell'aeroplano, oltre che acquistare l'aeroplano per esigenze personali o per compagnie che utilizzavano il P180 per il lavoro. In Piaggio ho avuto la fortuna di trovare applicazione a quelli che erano i miei desideri, a quello che è stato il mio periodo di studi. Ho avuto la fortuna di poter partecipare fisicamente alla costruzione di molte parti. Allora il direttore generale diceva che io ero avvantaggiato perché, come ingegnere dell'ufficio tecnico, andando in officina conoscevo più di 600 persone, più della metà dei dipendenti della Piaggio, e quindi quando c'era da fare qualche lavoro di gruppo era facile formare il gruppo e quindi coordinare e arrivare a ottenere ottimi risultati di produzione. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, di andare in Inghilterra, di andare negli Stati Uniti, in Canada, di vedere posti che non avrei mai potuto vedere a livello personale, di fare molte conoscenze. Un piccolo aneddoto: primi tempi che noi siamo stati in America, dove esisteva una collaborazione con una ditta chiamata Gates Learjet, i colleghi di lavoro agli inizi ci avevano detto: come fate a progettare un aeroplano così moderno, voi che in Italia non avete nemmeno gli impianti di condizionamento nelle case? Dopo 6 mesi di attività, di collaborazione, molti degli ingegneri americani ci avevano chiesto: se ci date il lavoro veniamo a lavorare 6 mesi in Italia senza stipendio, perché ci siamo resi conto che abbiamo molto da imparare da quello che voi potreste insegnarci.
il nonno mi diceva che già ai tempi del PD 808, che era un progetto partito con la collaborazione americana Piaggio Douglas, molti tecnici americani che venivano a Finale a vedere come procedeva il programma dicevano che in Piaggio moltissimi operai erano degli artisti, che in America sarebbero stati gioielli. In Piaggio si faceva molto a mano, si costruivano molti pezzi senza attrezzature, erano tutti prototipi. Nelle discussioni che abbiamo seguito della Piaggio, molte volte si diceva come mai che in Piaggio non c'è mai stata l'industrializzazione, come mai che Piaggio ha sempre fatto pochi numeri di produzione, come mai che Piaggio è sempre stata così cara come costi di produzione. Il motivo è proprio quello, che molte cose in Piaggio partivano da un'idea, venivano costruite con un gruppo di lavoro che faceva dei prototipi così, con le attrezzature che aveva a disposizione, lavorando dei pezzi tornio fresa e alla morsa. E poi, quando si sarebbe dovuto passare a un'industrializzazione, si diceva: ma intanto faremo 5-6 aeroplani, non possiamo mica spendere dei mucchi di soldi per fare delle attrezzature che costano di più dell'aeroplano stesso. E quindi da uno all'altro si continuava a costruire aeroplani che costavano cari, che però erano personalizzati, erano curati come dei piccoli gioielli. L'allora direttore generale, ingegner Vianson, quando io sono entrato in Piaggio e si parlava del nuovo progetto P-180, in una delle conversazioni che ha avuto con me mi aveva detto: ora rilanceremo una serie dei P-166 a seguito di una commessa, una richiesta che c'era stata da parte dello Stato italiano di fare velivoli per la sorveglianza marittima. E mi diceva: speriamo che dopo un periodo di crisi, di scarsa produzione, anche gli operai della Piaggio ritrovino entusiasmo e rimparino a lavorare. Così, fatta l'esperienza sui 166, potremmo partire col 180. E era stata un'idea vincente, anche se di soldi ne rientravano pochi. Come già hanno detto altri colleghi, il programma del P-180 prevedeva di produrre almeno 100 aeroplani per poter rientrare dai grandi costi di progettazione e di costruzione. Non tutti ci credevano, pochi ci credevano. Io, in una battuta, una volta, quando mi era stato chiesto se ci credevo realmente, dicevo: se vogliamo fare dei belli aeroplani, sì, ci credo. Se vogliamo fare i soldi, forse ci converrebbe fare strutture in lega leggera. Allora cominciavano le prime finestre, le prime porte costruite in lega leggera. L'allora direttore tecnico mi aveva rimproverato per questa osservazione, perché dice: vuol dire che non ci crede nemmeno lei. In realtà io ci credevo, ci ho creduto e ci sono stato per 40 anni. Quindi questa è la mia breve storia della Piaggio, però con tanti ricordi e con tanti buoni risultati. La Piaggio era una grande famiglia dove su 1200 dipendenti, arrivati anche a 2000 dipendenti, più della metà erano di Finale o dei dintorni. Molti usciti dalla Piaggio andavano a fare i camerieri nei periodi estivi, molti avevano la campagna e quindi uscivano dalla Piaggio e facevano i contadini. E
Qualcuno diceva anche che in Piaggio si lavora poco, che non si lavora bene. In realtà era un po' una storia, cioè la Piaggio manteneva la gente a lavorare. Molte volte qualcuno ha parlato di calciatori che venivano assunti in Piaggio per avere uno stipendio fisso. Qualcuno in Piaggio si faceva qualche lavoretto per conto suo, qualcuno faceva dei lavori esterni, comandati magari dai superiori, però è sempre stato un accordo da il dottor Piaggio, allora padrone, proprietario più che padrone, perché all'ultimo degli operai ci si conosceva quasi tutti. E c'era sempre un rapporto onesto tra i vari collaboratori, sia dirigenti che impiegati che operai. E lo spostamento della Piaggio da Finale anche a Villanova e il cambiamento di proprietà da una famiglia ligure genovese a società esterne, fossero banche, fossero azionisti, ha un po' smembrato, rotto questo tipo di rapporto. Per cui oggi la proprietà guarda molto di più il rendiconto, cioè ogni 6 mesi si fanno i conteggi, quanto mi è costato e quanto ho guadagnato. Per quanto riguarda Finale, penso che sia una grande perdita, perché manca quell'aiuto che in passato c'era per le famiglie. La Piaggio assorbiva molti dei ragazzi che studiavano alle scuole industriali, molti che studiavano, che facevano ragioneria o che facevano, dava un punto di arrivo, dava un'idea. Poi magari altri, dopo l'esperienza in Piaggio di qualche anno, decidevano di andare, io dico, in giro per il mondo, magari Genova, Milano, dove trovavano degli stipendi migliori, dove riuscivano a farsi una famiglia, dove avevano altri sbocchi, riuscivano a fare quello che volevano fare, quindi davano una scelta. Oggi una di quelle possibilità si è persa, cioè non c'è la possibilità di scegliere. Io dopo la laurea sono stato 3 anni a lavorare con l'azienda di famiglia, prima di entrare in Piaggio, avevo avuto offerte di andare a lavorare a Varese, di andare a lavorare in altre zone. Avevo scelto di rimanere a Finale perché avevo già la famiglia a Finale, nel frattempo mi ero sposato. Speravo in una ripresa della Piaggio, ripresa che per me c'è stata, per molti c'è stata. Magari il dottor Piaggio ci ha messo tanti soldi, però anche il dottor Piaggio sapeva e ha sempre detto: io mi chiamo Piaggio, faccio gli aeroplani, so che mi costano, ma mi piace mandare in giro per il mondo aeroplani che si chiamano Piaggio. La Piaggio faceva motori su licenza e velivoli. Noi abbiamo sempre saputo che i velivoli sono sempre stati un costo, i motori molte volte erano un guadagno. Si è detto la Piaggio per un certo periodo lavorava solo nel settore aeronautico militare, perché era un po' un ambiente protetto. Cioè i costi erano elevati, la specializzazione era elevata, gli stessi militari imponevano un sistema di produzione e di controllo che era in contrasto con quello che poteva essere una produzione di grande scala, una produzione di tipo civile. Quando è partito il 180, abbiamo avuto contatti con altre ditte aeronautiche produttrici di aeroplani. Ricordo il direttore della Piper che era venuto in Piaggio a vedere il progetto del P-180
su un tavolone che era 6 metri, un disegno di 6 metri di lunghezza, e come l'ha guardato ha detto: bellissimo, che cosa volete fare? L'allora direttore tecnico, l'ingegner Mazzoni, aveva detto: ne faremo 2000. Lui si è avvicinato al tavolo e ha detto: allora vi do qualche suggerimento. Tagliatelo qui, tagliatelo qui, fate una parte cilindrica. Qualcuno ha detto: tutti i finestrini del 180 erano uno diverso dall'altro, tutte le ordinate del 180 sono una diversa dall'altra. Lui ha detto: fate un bel cilindro, tutte le ordinate uguali, tutti i finestrini uguali e riducete i costi del 25%. È stato ascoltato, ma il suo consiglio non è stato messo in esecuzione. Il 180 è cresciuto, è nato, è cresciuto, lì eravamo ancora solo sulla carta, come un aeroplano particolare. Ha avuto un grande successo, in America aveva un concorrente, lo Starship. Era un aeroplano di produzione americana, di progettazione americana, fatto dalla Beech. Era tutto in composito e era eccezionale. Era un canard puro, cioè una grossa ala posteriore e il baffo, quello che noi chiamiamo il baffo, ala anteriore che serviva per il controllo dell'aeroplano. Ne hanno prodotti 60 e poi hanno smesso la produzione. Il 180 ne aveva prodotti meno, ma è andato avanti. Ha resistito e ha superato lo Starship. I certificatori americani che avevano certificato lo Starship, aeroplano bellissimo, quando sono venuti in Italia e hanno volato sul 180 per fare i voli di certificazione del 180, hanno detto: questo aeroplano è molto meglio dello Starship. Già allora. Abbiamo fatto quasi 2000 ore di volo con i prototipi per arrivare alla certificazione. Gli americani dopo 400 ore certificavano gli aeroplani e li mettevano in produzione. Da noi, il direttore tecnico, il direttore del settore aerodinamico, ha sempre voluto cercare la perfezione. Spendevano soldi. Qualche volta hanno detto: ma intanto non sono soldi nostri, erano soldi del principale. Però hanno sempre avuto l'ok e hanno ottenuto un ottimo risultato. 180 vola ancora adesso e qualcuno ce lo invidia.